Più che un resoconto, il presidente della provincia di Macerata, Antonio Pettinari, ha voluto incontrare la stampa e i dirigenti per ribadire le priorità che hanno contraddistinto il lavoro della Giunta in 6 mesi di attività. Priorità che proprio in questi ultimi giorni hanno trovato forza e riscontro in una serie di accordi e protocolli firmati. Al primo posto Pettinari mette l'accordo sindacale sottoscritto insieme alla Regione Marche e alla provincia di Ancona con l'azienda Best, una firma che conferma la centralità del lavoro per la squadra di Pettinari. Una trattativa lunghissima, difficilissima. Bene, finalmente abbiamo concluso, il presidio che in questi giorni hanno mantenuto aperto è stato smantellato proprio questa notte e oggi possiamo dire che c'è un sereno Natale anche per queste, ci sarà un sereno Natale anche per queste famiglie. Altro punto, l'attenzione alla persona e alla famiglia. A tal fine la provincia, con un'apposita variazione di bilancio, ha firmato un protocollo a favore delle famiglie numerose e un altro dedicato alla cooperazione internazionale. Siamo arrivati a una somma importante, 110.000 euro per le famiglie numerose. In base a un protocollo, dei parametri e dei criteri, nei prossimi giorni ci sarà il bando e quindi saranno assegnate provvidenze per queste famiglie per sostenere gli studi, l'acquisto dei libri, le rette, eccetera, dei loro ragazzi e dei loro figli. L'altro all'insegna della cooperazione internazionale, ma che riguarda anche questa nuova sensibilità, questa sensibilità sempre maggiore. E un po' i nostri ragazzi, i nostri giovani ci insegnano sotto questo aspetto. Ebbene, con un protocollo d'intesa con i comuni anche di Sarnano, Penna San Giovanni, Sant'Angelo in Pontano, Gualdo e la comunità montana dei Monti Azzurri, abbiamo sottoscritto questo protocollo con l'associazione Lumbe Lumbe, continuando un'iniziativa già di 2 anni, iniziata 2 anni fa. Un'attenzione, una sensibilizzazione, diciamo una conoscenza maggiore, una formazione dei nostri giovani e poi un periodo anche di volontariato. È tutta ricchezza e soprattutto è un processo che noi dobbiamo favorire proprio per questa integrazione. Proprio in questi giorni, con un apposito decreto, si è anche concluso il processo di riorganizzazione dell'ente provincia, iniziato il giorno dopo l'insediamento della Giunta Pettinari, uno schema che semplifica e rende più efficiente l'attività istituzionale e rafforza il concetto di lavoro di squadra. Dal 1° gennaio si parte con i nuovi incarichi. Dopo un percorso di 6 mesi che ci ha portato a una nuova riorganizzazione, a un nuovo assetto organizzativo di nuovi uffici, nuovi settori, e questa mattina abbiamo assegnato anche gli incarichi. Cosa importante, lo voglio sottolineare, dopo anni di controversie e di ricorsi è la prima volta, oggi c'è la condivisione totale da parte di tutti i dirigenti e la disponibilità, soprattutto quella voglia di mettersi in discussione e di fare squadra, che sono le migliori condizioni per fare bene. Noi abbiamo una grande responsabilità. Nei momenti così difficili a noi compete non solo rigore, non solo sobrietà e soprattutto nel rifuggire di qualsiasi tentazione di privilegi. Non è più tempo di privilegi, ma è tempo solo di responsabilità, di grande impegno, di grande passione, di serietà e onestà intellettuale nel dire come stanno le cose. Bene, le cose stanno, sicuramente sono difficili, ma noi vogliamo anche, ecco, nell'esternare, nel dare, augurare a tutti i nostri cittadini, concittadini maceratesi, buon Natale, buone feste, e sapendo bene quante difficoltà ci sono nelle nostre famiglie, vogliamo dare anche, offrire una parola di fiducia e di incoraggiamento. Le istituzioni, l'amministrazione provinciale conosce, si fa carico e continuerà a essere vicina alle istanze e alle richieste e soprattutto con la massima attenzione per cercare quelle risposte che i nostri concittadini ci chiedono e giustamente pretendono. Prima del brindisi e dello scambio di auguri, Pettinari ha ricordato il presepe realizzato in gesso nel suo ufficio dal dipendente del settore lavoro Carlo Lorenzini, mentre l'assessore Palombini ha presentato un simpatico video sulla Giunta dicendo: siamo una squadra ma potremmo essere anche una band. Qual è l'augurio del presidente della provincia di Macerata, Antonio Pettinari, alla comunità locale? L'augurio è quello innanzitutto nella consapevolezza delle tante difficoltà che stiamo attraversando.
tutti insieme possiamo farcela. Ne sono convinto e questo è l'augurio che io faccio di cuore a noi, alla mia famiglia, a tutti voi, a tutti i cittadini di questa grande e straordinaria provincia e comunità dei maceratesi. Siamo stati bravi, sono stati tanto così forti in passato, dobbiamo esserlo anche noi.